Eccoci di nuovo qua, siamo in provincia di Reggio Emilia, dall'altra parte c'è la provincia di Parma. Ha giustamente iniziato la diretta facendo vedere il milione stanziato dal Movimento 5 Stelle con il fondone dei 250 milioni per i ponti sul Po, 1 milione sul ponte di Montechiarugolo e Montecchio e 1,3 milioni invece tra Traversetolo, che è il comune che va oltre questo ponte, e San Polo d'Enza. Quello alle mie spalle è il fiume d'Enza, che sono tutti fiumi di collegamento con il fiume Po. Che cosa significa questi dati qua? Significa un cambiamento di vita delle persone. Questi ponti in cui passano migliaia di persone, padri, madri di famiglia che portano a scuola i bambini, che si spostano per la vita quotidiana o che si spostano per lavoro. Se non avessi messo questi soldi, che non esistevano più negli ultimi anni, questi ponti rischiavano problemi di sicurezza, rischiavano di essere chiusi e territori interi completamente isolati. Cosa significa questo? Significa ritorno di un'attenzione importante da parte della politica, non più all'unica grande opera, quello sappiamo perfettamente che cosa vuole la Lega, che cosa vuole il Partito Democratico di Bonaccini o la Lega di Borgonzoni, le grandi opere, l'autostrada Cispadana, tutte quelle opere in cui impegni tutti i soldi e ti dimentichi di quelle, quindi stiamo molto molto attenti. Ovviamente ci sono tante altre battaglie, io ringrazio i candidati, portavoce e semplici cittadini del Movimento 5 Stelle. Qua mi stanno raccontando, siamo appena stati al banchetto del Movimento 5 Stelle di Traversetolo, c'era tanta gente e ci raccontavano delle ferrovie regionali dell'Emilia Romagna. Ieri eravamo a Novellara con una ferrovia, una stazione ferroviaria che non aveva neanche la sala in cui far entrare le persone, la sala d'attesa. Qua mi raccontano come sia totalmente inefficiente la gestione delle ferrovie regionali. Però Simone, che sta facendo veramente un gran lavoro, il nostro candidato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle dell'Emilia Romagna, ci sono tante altre battaglie che stiamo facendo sul territorio. Tantissime altre. Per rimanere sempre in tema di trasporti, noi abbiamo bocciato quello che è il piano regionale per le infrastrutture e trasporti. Pensate, su 24 miliardi di euro, per la manutenzione solo 70 milioni e per la sostenibilità poco più di 100 milioni. Questo è vergognoso, con noi cambieranno le cose. Ci sono tantissimi altri temi, per esempio quando non funzionano i trasporti si tagliano quelli che sono i punti periferici della nostra sanità, si chiudono quelli che sono i punti nascita e si fa in modo che le persone non abbiano un servizio per cui pagano. Io mi raccomando, il 26 andiamo tutti a votare, votate Movimento 5 Stelle perché noi siamo il solo e unico cambiamento. Basta sciupare soldi in grandi opere inutili, buttarli via, cattedrali nel deserto, bisogna fare manutenzione, bisogna creare quei posti di lavoro nell'economia green che noi vogliamo creare in questa regione. Esattamente così, perché ieri abbiamo visitato anche dei siti dove c'erano discariche infinite, addirittura dove sia la Lega che il Partito Democratico erano d'accordo su un ampliamento di queste discariche. Tutto attorno, sapete che cosa c'era? Una campagna meravigliosa dove c'erano frutteti, si coltivava frutta, verdura, eppure c'era una puzza incredibile perché c'era questa discarica da 250.000 tonnellate, era quella? Altro milione e mezzo di tonnellate. Qua vi dicono che c'è una polarizzazione, vocabili di questo tipo del voto. Qua non c'è una polarizzazione di niente, qua c'è da dare un voto a chi vi rappresenta e che cerca di tutelare i vostri interessi. La salute, il Movimento 5 Stelle è contro gli inceneritori, è contro le discariche, è contro gli stoccaggi di gas, è contro tutto quello che è collegato al fossile. Lo fa per la vostra salute, per la vostra sicurezza e anche per l'occupazione, perché sappiamo che cosa significa investire in energie rinnovabili, crea molto più lavoro, molto più benessere. E diciamocelo anche che se il contesto ambientale è sfavorevole e se il contesto occupazionale è sfavorevole perché impegnano tutti i soldi su un'unica grande opera o li impegnano su inceneritori, i nostri figli, i figli di questi territori splendidi, c'è il parmigiano reggiano, e ci sono prodotti straordinari in questi territori, dove pensate che vadano? Se ne vanno da questi territori. E solo con una politica lungimirante, fatta di persone per bene come Simone e fatte di persone per bene come quelli che lavorano nel Movimento 5 Stelle, possiamo guardare al futuro con una prospettiva finalmente più positiva. Andate a votare il 26 gennaio, perché state certi che se vanno a votare in pochi, qua mi pare che nelle ultime elezioni Bonaccini abbia preso il 49% e il 37% di chi è andato a votare, ma vi rendete conto che le sacche di potere dall''Ndrangheta che in Emilia c'è, dal sistema dei colossi industriali che finanziano i vecchi partiti che in Emilia c'è, loro hanno le sacche di voti, loro hanno il loro bacino elettorale e tutti gli altri cittadini che non vanno a votare stanno lasciando a loro il potere di decidere per tutti, e questo non glielo dovete permettere. Se votate Movimento
Movimento 5 Stelle significa che votate per voi stessi, cioè per gli interessi di guardare un futuro con maggiore serenità e maggiore positività. Grazie mille ragazzi. Tutti a votare il 26. Tutti a votare il 26.